Librando, libri in volo con Dante Cerati. Il passato è qualcosa di lontano, riproducibile soltanto attraverso il ricordo oppure una fotografia. Il passato è ciò che siamo stati, ma è anche ciò che saremo e ciò che vorremmo essere, perché proprio grazie a lui e alla nostra possibilità di ripercorrerlo che possiamo dare un senso ad ogni cosa. Enzo Filino Carabba, nel suo libro La zia subacquea e altri abissi familiari per Mondadori Editore, svela fra le pagine di un libro con uno stile emozionale i pensieri di un bambino che cresce e diventa grande, raccontando in un'opera autobiografica dettagli e immagini che si rivelano quasi nitide al lettore e spiegano il valore che assumono la vita, l'esperienza e la famiglia per ognuno di noi. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Al telefono, come sempre, l'autore del libro, Enzo Filino Carabba, che saluto e ringrazio. Ciao Enzo, benvenuto. Buongiorno. La zia subacquea e altri abissi familiari racconta la storia della tua famiglia e della tua vita. Come mai hai scelto di raccogliere attraverso le parole le tue esperienze nel bene e nel male e con un pizzico di ironia? È stata una sorpresa anche per me, perché io ho iniziato a scrivere raccontando storie fantastiche, sono sempre stato un appassionato di storie fantastiche, quindi non avrei mai pensato di scrivere, di raccontare cose relative alla mia vita se non mascherate, trasfigurate. A un certo punto però alcuni ricordi hanno cominciato, diciamo, a insistere, mi tornavano in mente e quindi mi sembravano come dei messaggeri, come da un altro mondo, dei messaggeri alieni, sembrava che dicesse qualche cosa di particolare, e quindi ho cominciato a scrivere questi ricordi insistenti. Quindi non sono tanto tutte le cose che ricordo, perché quello non mi interessa più di tanto, anche perché non è che sono Napoleone e quindi ho da raccontare delle imprese fenomenali, ma quello che collega questi ricordi, mi sono accorto, a me sembra, che sia il fatto che questo bambino, perché il soggetto è bambino naturalmente, pensa di avere dei poteri paranormali, e quindi sono episodi in cui questi poteri si manifestano. Questo secondo me, altri mi hanno detto che questi poteri non si vedono, ma sotto secondo me ci sono. Zia Annalisa è la zia subacquea che citi nel titolo del tuo libro. Che rapporto aveva tua zia con il mare e quale rapporto hai instaurato tu con lei? Sì, appunto, era una grande nuotatrice, nel romanzo è una grande nuotatrice, quindi va a nuotare fin quando quasi la spiaggia non si vede, comunque è molto piccola, questo bambino è il bambino, diciamo, protagonista, la segue e quindi è il primo tramite con la fusione con il mare, diciamo così. Ora poi non so se è il primo, comunque insomma è uno del, siccome il mare naturalmente è molto presente nel libro, quindi queste nuotate lunghissime avvengono grazie alla zia, che arriva dove poi io non ho più visto nessuno arrivare così, insomma, lontano, perdutamente verso l'orizzonte, e quindi è un rapporto acquatico, quello del protagonista con questa zia detta subacquea. Fra le tante esperienze che riporti nel romanzo, la prima che ci racconti riguarda la cattura da parte tua di una creatura leggendaria, un peloso. Che significato ha avuto per te questo evento fra reale e immaginario che hai vissuto con tuo nonno a San Vito Chietino? Sì, questo è un episodio, come molti altri episodi raccontati nel libro, che ha una base autobiografica e poi diventa una specie di leggenda, perché mi interessava proprio questo, episodi che si piantano, diciamo, nella mente di un soggetto, che in quel caso sono io, che si piantano nella mente di un soggetto fino a costituire proprio come delle colonne dell'immaginazione, anche se poi sono realmente accadute. Quindi c'è la cattura di questo granchio, che lì era detto peloso, che era agli occhi di un bambino un animale appunto da leggenda, e c'è in quasi tutto il libro questo doppio binario: da una parte la visione del mondo come luogo dove avvengono dei miracoli, dall'altro questi miracoli possono essere guardati come episodi normalissimi. Questo bambino vede i 17enni, 20enni come creature grandissime, particolari, dotate di particolari capacità. Poi naturalmente da un punto di vista di un adulto non è così, però è ben difficile stabilire una volta per sempre chi ha ragione, qual è l'ottica giusta, insomma. E mi interessava più che altro questo, attraverso questi episodi, vedere come si forma la mente, diciamo così, di una persona. E anche l'altra cosa, giustamente citava il nonno che è presente in questo episodio del peloso, di questo grosso granchio catturato che poi scompare precipitando verso il fondale, e citava il nonno perché per me l'altra cosa importante era parlare di personaggi per cui il protagonista prova un forte sentimento, e questo per me, per un altro, è ovviamente la base della scrittura. Per me è stata invece una conclusione
conquista, perché io ho comunque un punto, diciamo, d'arrivo, un punto sorprendente. Per lungo tempo ho scritto romanzi dove contava per me più che altro l'invenzione fantastica, perché mi sembrava attraverso un'invenzione fantastica di raggiungere delle zone profondissime, almeno così pensavo io, non so se forse mi sbagliavo, ma a parte quello l'idea era che l'invenzione fantastica permettesse di raggiungere qualche zona misteriosa. E poi invece in questo libro per me appunto è stata una cosa veramente emozionante dire no, ma quali sono i personaggi, le situazioni che più hanno mosso, diciamo, i miei sentimenti, e ho scritto di questo. Oltre ad essere un abile avventuroso nuotatore, tu, Enzo, eri anche un pescatore, avevi delle premonizioni e un'immunità segreta. Cos'è che ti manca di più della tua infanzia, e c'è qualcosa invece che non avresti voluto vivere oppure che avresti voluto fare? Della mia infanzia, quello che, appunto, riflettendoci ora, è il senso di invulnerabilità. Ecco, io sono cresciuto in una famiglia particolare che viveva molte cose con leggerezza, leggerezza in senso positivo, non senso di superficialità, e quindi fino a una certa età io ho vissuto pensando di essere invulnerabile. Probabilmente è un'esperienza di tutti i bambini, o di quasi tutti, insomma, di molti, e questa cosa è stata inebriante per me. Poi naturalmente ha le sue controindicazioni, perché a un certo punto ti accorgi che non sei invulnerabile, non sei onnipotente, non sei onnisciente. Però io ricordo molto bene questo senso di onnipotenza con grande soddisfazione. Ora non so se mi manchi, ora, perché sono quelle cose che una volta perdute non so neanche se uno veramente riesce a desiderarle, perché un adulto sarebbe un pazzo. Però certo ho ben presente questa emozione che porta questa sensazione di invulnerabilità. Enzo, qual è il membro della tua famiglia a cui pensi di assomigliare per carattere, interessi e atteggiamento nei confronti della vita? Non lo so, diciamo che aggirerò la domanda, cioè la prendo larga, mettiamola così, non ne citerò uno, però posso dire che uno dei temi del libro è la grande litigiosità di questa famiglia, perché poco fa ho detto, no, che viveva le cose con leggerezza, molti problemi, però al tempo stesso si parla di una famiglia molto litigiosa, e quindi divampavano questi litigi, che erano anche però catartici, erano anche una liberazione di energie. Nel caso del libro si parla poi di energie, come dire, occulte, perché il protagonista pensa di avere dei poteri che sono legati alla liberazione di queste energie nei litigi. Quindi no, una cosa che sicuramente mi è stata trasmessa, come dire, mio malgrado, è la suscettibilità. Io cerco invece di essere il meno suscettibile possibile, tutta la vita che cerco di rifiutare questa eredità, ma ogni tanto anch'io ho un lampo di pazzia. Tu nel libro citi D'Annunzio perché è il poeta che per primo ha parlato dei luoghi in cui hai vissuto. Cosa hai ritrovato del paesaggio abruzzese nella sua poesia? Sì, nel romanzo è presente D'Annunzio, il protagonista è convinto di sentire la voce di D'Annunzio, perché questa non è che legga veramente D'Annunzio, ma i parenti, amici dei parenti, recitano spesso dei brani di D'Annunzio, più o meno alla lettera. E quindi è, come dire, inseguito da questo personaggio in Abruzzo, ma non solo, ma anche in ovunque vada, e così è stata appunto la mia vita. Spesso sono stato in posti dove era stato D'Annunzio, cosa che succede con molti grandi personaggi, anche con Garibaldi, con San Francesco, però nel caso di D'Annunzio in effetti c'è proprio la descrizione dei luoghi. No, la descrizione dei luoghi è spesso impressionante come precisione geografica, secondo me. Quindi qualsiasi cosa uno pensi di D'Annunzio, che ha anche molti detrattori che hanno le loro ragioni, però in ogni caso è stato un geografo eccezionale. Molto bene, allora io ringrazio Enzo Fileno Carabba per essere stato in nostra compagnia oggi. Ricordo naturalmente agli ascoltatori il suo libro per Mondadori Editore, La zia subacquea e altri abissi familiari. Enzo, grazie ancora, a presto. Grazie a voi.